Ehi, hey! Torna anche Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Tutti gli archi fatti, questo qui a 100%, vabbè, il primo si fa al 100%. Prometto a me stesso, non a voi perché sennò non ce la faccio mai, che farò anche tutti quanti gli altri al 100%, ma oggi Yu-Gi-Oh! Brains. Iniziamo il primo duello, ne farò un paio almeno. Ecco, infatti, come mi avevate detto, non c'è nessun che. Mi sono letto la storia su Wikipedia e non me la ricordo già più. Ehi, l'ho fatto 3 mesi fa, posso ricordarmi di una cosa che mi interessa relativamente? Sia chiaro, a me Yu-Gi-Oh! Piace. Però, se mi chiedi di ricordarmi la storia, mi ricordo solo quella del primo, anche perché l'ho letta 14 volte, quella nel manga, quindi capite che. Ad ogni modo. Evocazione Link, non mi ricordo le altre evocazioni, quindi se facciamo solo quella Link, e anche fusione qui pare, ma questo è l'extra deck, dai. Un'evocazione Link, quindi la mia, è un metodo speciale per evocare un mostro Link dall'extra deck. Diamo un'occhiata a una carta mostro Link, ha una cornice blu scuro con frecce rosse. Che belle le frecce rosse. Oggi scopriremo come funziona e come si guida il Freccia Rossa 1000. Quindi devo mandare 3 mostri dal terreno al cimitero per evocare un mostro di livello 3. Immagino che ci siano anche mostri di livello 5, vero? O qualche mostro di livello 6 che però puoi prendere dal cimitero perché ha il suo effetto speciale. Guarda, non ci metterei la mano sul fuoco. Però, ok? Non possono essere posizionati in difesa poiché non hanno un valore in difesa. Se una freccia Link punta all'avversario, puoi evocare un mostro in quella zona. Ma... Ah, qui non la punta, ok. Almeno mi sembrava quello che indicasse, no? Indicava la freccia in giù, a meno che la freccia in giù non indichi il mio campo. Evoca truppa della carta, ok. Facciamo come ci dice il tutorial. Ok, attivazione effetto. 3. Ci dice il gioco 3. Posizioniamo. Ah, certo. Il richiamo del Possed, poi evochiamo. No, scusa, mi voglio vedere il cimitero che abbiamo. Ah, abbiamo anche gli effetti al cimitero. Ah, nuove carte, Cyberso, fighissimo. Ok, abbiamo anche Bulbo Luminoso che ha un effetto intrigante, eh? Serpente Galattico, figo, peccato che non sia una carta troppo forte. Ah, tranquilli, ho l'effetto. Ah, quando questa qua viene mandata dal terreno al cimitero per effetto di una carta, pesco oppure quando viene distrutta e basta. Che fa? Evocazione Link? No, evoca Drago Crack. Ah, questo è un drago... A cui piace tirarsi su roba super il naso, bravo. Oppure il crack finanziario, una delle due. Anfora, giusto? Ah, i mostri Link non hanno livello, ok allora. Dimmi che ho mandato Bulbo Luminoso al cimitero per una qualche ragione. Link Assassino, evocazione speciale, ma questo ha il livello. In attacco. E questo c'ha ben 5 stelline. Evoca anche Bulbo Luminoso, oh. Grazie, volevo evocarlo proprio ora. Attacco, perché mi sa che lo facciamo sacrifica subito, vero? E anche mostro resuscitato. Ok, ah, pixelatore al cimitero. Ok, fighissimo! Che bello! È bellissime queste carte. Qui. Per forza qui devo metterlo. Non me lo faceva mettere a fianco. Evoca normalmente Dracorete. Ok. E poi? Vuoi attivare l'effetto di Dracorete? Sì, però posso sapere che fa. Seleziona Proton, ok. E abbiamo tutto quanto il terreno, guarda. Non riuscirò mai più a replicare una cosa del genere. Drago Defram e Ragno Link. Evochiamo Ragno Link, ok. Ah, uno solo. Ah, Link 1, quindi. Beh, non ci ho fatto caso. Devo stare attento a queste cose. Ah, però aspetta. Quindi, usiamo il suo effetto, perché possono avere gli effetti, ed evochiamo Drago Galattico. Serpente galattico. Vabbè, tipo drago, ok. Ah, quindi in base a dove puntano io posso evocare per i loro effetti. Ok, questo ora è chiaro. Avevo capito che potevo mettere loro dove mi pareva. Ok, decodificatore trasmittente, vai. 3 mostri ci vogliono. Perfetto, mi piace. Ah, per forza lui? Ma che mi è servito allora evocare? Scusami. Vabbè. Meno domande mi faccio, più è meglio, mi sa. Ecco, ora lui ha una freccia davanti. Bello. Quindi ora io volendo potrei evocare un mostro sul terreno dell'avversario. Dipende che carte hai, se ci sono carte nel meta, in quel meta che permettevano di fare certe cose. Evocazione speciale.
Arcidemone frammento, bello. Un tuner e un mostri non tuner. Da quanto è bello. Bello, tutto robotico. Insomma, posso distruggere il mostro dell'avversario in qualche maniera? Ah, ecco perché me l'ha fatti mettere in queste posizioni. Ora è chiaro. Drago proxy, quindi un falso. Cioè, siamo fatti da soli questa carta. Selezione materiali sincro. Ma poverino, ma me l'ha fatta evocare. Vabbè, ho capito l'effetto, quindi è normale che mi faccia... Chiamo infravolantino e turbo booster. Ah, posso evocarli specialmente? Ah, ma deciderà solo? Va bene. Quindi in base a dove puntano io posso evocare... Ah, perché punta, certo. Quindi per forza! Ho capito, eroe trasmittente... No, è un codificatore, è diversa. Perché encoder... No, aspetta, no, fermo, no. Sì, allora, per forza. Certo che è strano este link. Ripetiamo la procedura, mamma mia che... Drago proxy, avanti, rivieni qua, caro. Ti metto dove pare a te, va bene, vai dove ti pare. Usiamo Drago proxy e Turbo Booster per evocare chi? Sciabola Gaia l'ombra fulmine. Va bene, perché ce ne vogliono tre. Oh, e dimmelo che ce ne vogliono tre. Oh, passa alla fase offensiva. Mo' attacco con quello più debole, no? Che so scemo io. Per forza no. Con lui a quanto pare. Qua, attacca. Try again. Oh, niente. Ma perché devo attaccare? Cioè, fa come para lui. Ma boh. Arcidemone frammento, vai. Per forza, è più forte. Ma. Devo... Ci farò l'abitudine a forza di giocare, dai. Va bene. Conto alla rovescia, let's go, dai. Storia deck, via. Orco gigante, quanto che non vedevo sta carta. Il gore. Ah, certo, la tecnica del non scegliere mai... Ok, da solo. Spero che sia il gore e non il gore. Ma Playmaker è il nome del personaggio? Spero di no, perché non mi ricordo che nome ha. Goki testa tastrello, ma che cacchio di nomi danno. Allora, che ha 800, che fai? Ma giochiamo la carta Signet Universo, tanto è terreno, non è male. Radiofaro Cyberso, che non fa tanto schifo, anzi è buona. Forza riflessa annegante, non male. Attacco diretto però. Oddio, Ram Clouder non sarebbe male. Infravolantino solo se una carta punta in quella posizione. Una carta Link punta in una posizione dove posso evocare, effettivamente. Ecco perché te le fa mettere in una certa maniera il gioco. Si attiva l'effetto. Testa tastrello. Ma che cacchio. Tastrello. Testa tastrello. Non lo so. No, non ce la fai. Va bene. Insomma, sono abbastanza difeso, eh. Oh cavolo, già carica anime usa, come mai? Ah. Un altro Goki. Goki. Non so come ti preciso, Goki dovrebbe leggersi. Goki stretta orso. Dai! Attorciglio cobra. Ho visto una partita giocata da un professionista in Master Duel. Ci ha messo 5 minuti ma ha vinto in un turno solo. A primo turno tra l'altro, quindi. Qui più o meno già iniziamo a essere turni molto prolissi, eh. Io vorrei solo capire cosa dovrei fare ora. Ma non... Non mi serve ora. Allora, evoco stregone Cyberso e... Ah, ho l'evocazione Link. No, attivo l'effetto di stregone Cyberso.
Posso attaccare solo quella in difesa e faccio danno perforante. Quindi. Ciao ciao. E si prende una carta in mano. Ora, se lui mi attacca, tutti i mostri in attacco del... Ah, attacco diretto però con annegamento, vero? Annegante. Posso attivare radiofaro però. Sì. Posso attivare radiofaro e fare qualcosa di buono. Prendendo un mostro cyberso di livello 4. Goki suplex. Suplex, probabilmente. Che fa però? Ah, metto in catena l'effetto. Ah, sì, glielo distruggo. Buono. Però l'effetto... Prima però non mi ha attaccato nonostante avesse... E questo è un problema. Però non mi ha attaccato comunque prima. Non mi pare che fosse l'effetto della carta, o sì? Eh sì, poteva attaccare. Ora attacca. Vai, l'attivo. Dracorete mi sembra la scelta più adatta in questo momento, perché mi fa evocare un altro mostro di livello 2. Quindi... Anche se... Io mi farei attaccare. Per attivare forza riflessa annegante. Evoca. Certo. Funziona sui Link, sì. Non è che facciamo che non funziona. Ah. No, perché mi stava prendendo un po' preoccupazione. Perfetto. Mi piace sta cosa. Allora, un altro buco trappola senza fine, che fa sempre comodo. Ah. Evoco Dracorete e posso evocare specialmente, sì. Ah. Bitron. Qua. 2000 di difesa, Bitron. Ehi. Mica male. Mielebot che ha 1900 e l'effetto non è male. Nel senso, non mi dà problemi. Non posso attaccare mostri che questa carta punta. E qui non c'è niente praticamente, quindi... La metto coperta intanto, capro... Capro espiatorio? Non c'aveva un altro nome? Cioè, è una carta che non vedo da anni, 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 ma... Capro espiatorio? O è perché l'ho sempre chiamate caprette, quindi... Forse non ci ho mai badato al nome? Non so, mi sta avvenendo... Non so perché c'è avuto un flash. Guarda, sì, attivo buco trap... No, attivo buco trap... No. No, no, niente, niente, niente. Ora l'attivo. Il cavolo che ti permetto di evocare sto robo. Vai. Eccola là. Se lo riprende. Va grazie al cavolo. Eppure sembrava così. No, mi occupano 4 spazi le caprette. Nane, basta. Non possono essere offerti come evocazione per tributo? Boh. Non lo so. Alzo le difese. Infatti mi serviva. Vabbè però. Iniziamo male. Iniziamo davvero male. Santo cielo, che palle! Non finisce più! Ma l'ha sacrificato per rievocarlo, ma che... Si smazza il deck, probabilmente, il cimitero, lo sa lui quello che deve fare. Per smazzarsi il deck, ovviamente, è una cosa che si fa, però che due palle. Mamma mia. Grazie, cioè, fammi perdere, via. Non ci ho capito niente. Certo però che mezz'ora solo per poi perdere, eh. Boxer perché ha fatto gli scatoloni, certo.
Iniziamo male, Yu-Gi-Oh! Iniziamo male. Autista salvataggia gen, ma che cacchio di nomi date? 3003 è arrivato, perché? Io non so le carte cosa fanno. Difesa, accidenti a te. Ah, ok. Sì, potevo immaginarlo, Ma mi fido? La evoco? Dai, facciamo come tributo. Ha un bel attacco, considerando tutto. Il suo effetto pure non è malvagio, se è attivato al momento giusto. Andiamo in battaglia. Potevo attivare l'effetto, ma non è il momento adatto. E non viene distrutta in battaglia perché ha il segnalino dopo che ha distrutto il mio mostro. O perché ha inflitto danno, ma non ho controllato, ma bene o male, quella è quella, l'ho capita. Un'altra bottomless trap hole, ok, qui allora. Evoco Dracorete. Sì, attivo l'effetto. Beatron, solo lui posso evocare, in difesa qui Tatino. Ma non evocherò ancora. Non evoco ancora, specialmente i Link lì. Mi lascio stare, capita? Perché mi chiamo Andre Link. La presa piora, come cacchio ti chiami? Evocamele! Evocami i tuoi mostri! Dai che li voglio in campo, su! Dai! Amici miei, ma qui si fa il Guido Massimo, si fa allora. Si fa il Guido Meda? Vai! Altri 3006 non me li toglie nessuno di danno. Ora perché gira la ruota. Gira la ruota, yeah yeah. Gira la ruota, oh yeah. Quindi potrei, ma non dico nulla. Perché se no, facciamo come l'altra volta che ho detto e vai all'ultimo turno, poi ho perso incredibilmente. Allora, questi andrebbero al cimitero, però potrei rievocarli, giusto? Allora, evocazione speciale. Vai, Mielebot, che mi piace Mielebot, non è malvagio, dai, come mostro, carino. Poi impollina anche i fiori, quindi è bravo. Ora, Monster Reborn, e ci riprendiamo dal cimitero. Ah, ma c'è anche Boxer, no, mi riprendo il mio. Autista salvataggia gente, che bel nome. Ci studiano per dare sti nomi molto probabilmente, quindi ora... Ah, potrei attivare l'effetto, ma no. Non è necessario. Per sicurezza si attacca sempre col mostro più forte. Sempre. Si attacca sempre col mostro più forte quando attacchi un mostro in difesa. Bisogna sempre farlo. Sì, magari a quest'ora avevo vinto, però non si sa mai. Ok, dai. Sì, fallo, bravissimo. Bravissimo fallo. No, no, non metto nient'altro a catena. Sì, mo magari lo rievoca, però. Però magari no. Allora, il Typhoon spaziale che vorrei attivare veramente e che a quanto pare non posso più attivare perché ho messo coperta. Questo è il gioco della vita. Va bene, non era necessario. Non era necessario. Eccola là, vinto. Ho sbloccato due achievement, bello. Chi è questo? Placcaggio disperato. Oh, allora, amici miei, io... Basta. Ho perso fin troppo tempo, più di mezz'ora per fare due duelli che dovevano metterci 5 minuti, ma 10 minuti di tutorial, altri 20 per sto babbaleo qua. Insomma, direi che per oggi è abbastanza. Prossima volta cercherò di fare altro. Ho visto quanti duelli sono, non sono troppi, quindi per fine anno penso di essermi liberato. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi... Ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye!